La vita è così. Le cose accadono, si cercano, succedono. Ma non sempre, a volte non si capisce perché, ma è come se camminassero verso di te. O tu verso di loro. Camminiamo verso un sentiero o verso un altro in cerca di qualcosa. Non si sa di cosa, ma di un qualcosa. Percorso un sentiero non troviamo quel che cerchiamo e quindi ne percorriamo un altro, poi un altro e un altro ancora. Invecchiando avremo percorso parecchie strade, poi saremo stanchi e un giorno dovremo fermarci. Difficile trovare quel che si cerca, ma la ricerca del nostro cammino ci porterà ad attraversare sempre più tragitti. Che ci sia il sole, la pioggia, l'asfalto, il mare, noi continueremo, ogni tanto fermandoci a riflettere se la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta oppure quella sbagliata, per poi continuare il nostro cammino, scegliendo una nuova rotta o mantenendo la stessa. Se rifletti d'altronde, la nostra vita non è altro che la somma delle nostre scelte, e quelle più forti non sono altro che un bivio: vado a destra o vado a sinistra. Mi fermo, prendo fiato, rifletto e vado. Non avere rimpianti per la scelta compiuta, ma abile solo per la scelta non fatta. Potrai credere di aver commesso un errore girando a destra anziché a sinistra, ma la tua decisione ti porterà comunque a un secondo bivio che non avresti mai trovato dall'altro lato della strada. Quindi non fermarti e vai avanti, prendi un grosso respiro e riprendi a camminare, perché un giorno, che tu lo voglia o no, le tue gambe saranno troppo stanche per continuare a viaggiare e vivrai solo del ricordo dei paesaggi che hai vissuto, delle strade che hai attraversato e delle persone che hai incrociato durante il tuo cammino. Probabilmente non avremo trovato quello che cercavamo e che ci ha spinto ad affrontare un sentiero dopo l'altro. Ebbene sì, questa è la vita. La ricerca di un qualcosa che ci porta a scoprirne molte altre. La vita è un viaggio. Viaggiare soli è noioso, prevedibile, egoistico. Farsi trascinare è emozionante. Trascinare è emozionante. Vivi, parti, vai, vai avanti, non ti fermare. Questo è il consiglio che ti do. Sì. Proprio a te. Vai avanti e non aver paura di sbagliare, anzi, abbi il coraggio di farlo. Sbaglia, vai avanti e sbaglia. Non sai quando, ma verrà il giorno che i tuoi sbagli ti porteranno ad un arrivo. Ed è soltanto lì che potrai fermarti. Dopodiché, riparti, continuando a commettere errori. Perché, amico mio, chi non sbaglia non prende scelte. Chi non prende scelte non cammina in quel sentiero che chiamiamo vita. Rimane fermo di fronte a un paesaggio che, per quanto stupendo possa essere, mai percorrerà. Arriveranno dei giorni nell'arco della tua esistenza in cui ti porrai una domanda e la stessa te la porrai un ultimo giorno e per l'ultima volta. Cosa ho percorso nel mio viaggio chiamato vita? Un giorno accadrà e non te ne renderai nemmeno conto. Gli altri sì, ma tu no. Sarà come un dolce addormentarsi e all'improvviso come un silenzio.